apriamo la nostra pagina dedicata alla musica e lo facciamo con un artista di grande talento. Buongiorno a Neidia, al secolo Nadia Gomma, una magnifica cantautrice italo-egiziana che oggi è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come stai? Bene, bene, grazie. Grazie per avermi invitato innanzitutto. Ecco, se sei d'accordo, ascoltiamo sì. insieme il tuo ultimo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali, in streaming e anche in rotazione radiofonica e poi torniamo in studio e parliamo un po' di te e dei tuoi lavori. Perfetto. Cerchi dalla vita, forse un'occasione per farla finita. Poi mi dici sei sparita, sono qui bloccata nella tua partita. Quante volte ti ho aspettato, immagini di un film che poi ho cancellato. Tutto resta un archiviato, come i sentimenti dentro. Dentro il mio WhatsApp, storie di Instagram. Come Wednesday, non un bad day, ma sarò bad lady. Vedi, cadremo come un replay sul tuo display. Sarà un bad day, vedi. Cercami in un cosplay, cercami in un cosplay, hey, hey. Cercami in un cosplay, cercami in un cosplay, hey, hey. Come cerchi vie d'uscita, allontani gli occhi, vedo la ferita. Labirinto della mia partita. Dentro il mio WhatsApp cerchi OnlyFans. Tieni le mie mani, tieni le mie mani, cadi. Dentro il mio Instagram cerco Serena. Avevi i tuoi piani troppo alti e cadi, cadi, cadi. Balliamo come Wednesday, non un bad day, ma sarò bad lady. Vedi, vedi. Cadremo come un replay, sul tuo display. E complimenti veramente Neidia per questa bellissima Grazie. Canzone, per queste anche immagini veramente molto suggestive. Cosplay, questo bellissimo brano che elenca effettivamente tutti gli effetti collaterali che può portare a una relazione anaffettiva. Quindi parla di quelle situazioni in cui si può diventare delle vere e proprie pedine nel gioco perverso e tossico che a volte corrisponde alle delle relazioni sentimentali. Come nasce questo lavoro e con un tema così attuale, direi? Beh, è inutile dire che è una canzone ovviamente egoriferita. Nasce in seguito appunto ad una situazione sentimentale tale per cui mi ha portato, diciamo, a buttare giù queste strofe. Una situazione che sicuramente è stata dolorosa e molto tossica da un certo punto di vista, ma anche molto positiva perché, si sa, la musica viene alimentata anche da situazioni tali per cui, insomma, vanno sfogate. Certo, è anche curativa. Quindi dopo la pubblicazione dei tuoi precedenti singoli, Desert Rose, Anima e Ricomincio da me, ci spalanchi le porte del tuo nuovo mondo artistico e lo fai con un brano, direi a questo punto, molto intimo e coinvolgente. Cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Mi aspetto innanzitutto di essere capita, perché mi rendo conto che, come dire, unire due mondi non è sempre una cosa semplice, quindi mi aspetto di avere un feedback positivo, che tra l'altro mi sembra, insomma, di aver ricevuto con l'uscita di Cosplay. E poi spero di lasciare appunto un'impronta unica e di non essere mai la copia della copia di qualcun altro, ecco.
Che è importante. Ma parliamo un po' di te, perché tu sei classe 1994, quindi giovanissima, mamma italiana e papà originario del Cairo. Quanto le tue origini quindi hanno condizionato anche la tua evoluzione artistica? Moltissimo. Diciamo che se non avessi avuto appunto queste origini come strumento, probabilmente non avrei trovato la mia strada. Ho deciso di prendere un po' da papà e di prendere un po' da mamma e di creare qualcosa di nuovo, ecco. Quindi sì, hanno influenzato moltissimo. Quindi possiamo dire che nel tuo stile c'è una forte connessione tra le tue diverse culture di origine, con l'idea anche proprio di unire questi due mondi. Ma qual è l'anima che poi alla fine prevale? Ma in realtà non è una... Come dire, non è come ti fare una squadra preferita. Io non mi sento più appartenente ad una cosa piuttosto che un'altra, fanno entrambe parte di me stessa. Prendo delle cose positive da una cultura e prendo delle cose positive dall'altra, lasciando, diciamo, magari quelle negative a sé. Certo. Ecco. Attualmente, tra l'altro, tu lavori ad un EP. Che cosa ci puoi anticipare di questo progetto? Allora, diciamo che le sonorità sono le medesime. Ogni canzone presenta delle particolarità diverse, chiaramente, però è un EP molto personale, molto forte, perché parlo di argomenti tutti diversi tra di loro e sempre comunque ego riferiti, quindi lascio me stessa dentro questo EP. Ebbene, allora noi ti facciamo veramente l'in bocca al lupo per la tua carriera musicale, per grazie. Questo nuovo EP. Complimenti ancora per questa bellissima canzone Cosplay e grazie per essere stata in nostra compagnia stamattina, Mattina Live, Nadia. Grazie a voi. Pubblicità, tra poco.